Una buona giornata, buon sabato e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. In apertura, la problematica del trasporto degli studenti alla riapertura delle scuole continua a far discutere. La FITA-CNA propone l'utilizzo di mezzi delle società private. Il servizio di Paolo Renzetti. Innanzitutto non possiamo ulteriormente appesantire il servizio pubblico perché è già appesantito di suo e soprattutto perché dobbiamo anche dare una possibilità anche alle imprese di ripartire economicamente nelle loro attività. È assolutamente indispensabile investire, ma non come è stato fatto l'anno scorso, quindi con più oculatezza quest'anno, facendo dei bandi regionali ma anche provinciali, ossia non chiamiamo, come fu fatto l'anno scorso, imprese fuori provincia che poi di fatto non sono poi subentrate, non sono intervenute a gestire questo traffico di persone e non è possibile gestirlo in questi termini. Inoltre, secondo me, bisogna anche prevedere i cosiddetti NCC, piccoli pulmini, che possano trasportare anche persone che hanno un handicap o appartenenti a categorie protette. Non dimentichiamoci di loro come è stato fatto l'anno scorso. Adesso abbiamo le tempistiche giuste, i mezzi giusti, conosciamo i problemi, cerchiamo di non replicare le problematiche che abbiamo avuto l'anno scorso. Se così fosse, non potrebbe esserci poi un aggravio di costi per la regione? Ma un aggravio di costi no, perché comunque la Regione per supplire a tutte le necessità di cui c'è bisogno deve necessariamente incrementare con nuovo personale, con nuove forze proprio pratiche, tecniche, di mezzi. Tanto vale dare anche possibilità alle società, alle associazioni private di intervenire e quindi di svolgere il servizio meglio. Tra l'altro, questo esperimento, questo progetto in alcune regioni è già partito. Sì, beh, assolutamente, ma necessariamente non dimentichiamoci anche il fatto che l'occupazione all'interno del pullman o dell'autobus che sia non è totale dell'80%, quindi necessariamente si genera un surplus di persone che restano di ragazzini, specialmente parliamo di quelli fuori comune che vengono comunque a studiare in città o in paesi diversi rispetto a quello di abitazione. Restiamo in qualche modo a parlare di istruzione e pochi posti negli asili comunali. Il Movimento 5 Stelle sostiene che ad oggi il Comune di Pescara lascerebbe 185 bambini fuori dai nidi di infanzia comunali per l'anno scolastico 2021-2022. Vediamo. Consigliere, c'è questa querela che riguarda gli asili comunali. Ad oggi, secondo un calcolo fatto da voi, resterebbero fuori a Pescara 185 bambini. Sì, infatti è una vicenda gravissima nella quale abbiamo voluto denunciare come l'amministrazione Masci sia stata completamente assente e superficiale nella gestione di questa che è diventata ormai un'emergenza e che appunto ad oggi, alla soglia del nuovo anno scolastico, lascia a casa 185 bambini pescaresi fuori dagli asili comunali. Questo perché l'ente si nasconde dietro la presunta mancanza di fondi ministeriali per rifinanziare il progetto Il Nido Diritto dei Bambini, vicenda che comunque ha messo non concesso, il comune conosceva già da mesi. L'unica risposta però è stata quella di contattare all'epoca, già nel mese di maggio, tutti gli asili privati, rinunciando direttamente ai posti riservati normalmente al comune. Quindi si è scelto deliberatamente, insomma, di mollare gli ormeggi e non sedersi al tavolo per risolvere quello che prima era un problema e ora è diventato un'emergenza. E ora le risposte che sono state messe sul tavolo sono assolutamente tardive e insufficienti, perché si parla da una parte di recuperare circa 120.000 euro dai fondi residui per i campi estivi, per rimborsare, tra virgolette, le famiglie che sono rimaste fuori dalle graduatorie con un voucher una tantum di circa 400 euro, quindi una soluzione anche mortificante, che non dà un reale aiuto alle famiglie che magari, insomma, sono anche in difficoltà visto le contingenze che stiamo vivendo, e dall'altra quella di riattivare l'asilo CP, che comunque dovrà essere messo a bando per la sua gestione, quindi con tutto un iter burocratico e amministrativo che, se dovesse arrivare a conclusione senza intoppi, metterebbe a disposizione comunque soltanto 42 posti e comunque non prima di novembre, quindi risposte tardive che non risolvono veramente il problema.
Cronaca, avrebbe subito per mesi violenze fisiche e psicologiche anche in presenza dei figli minorenni da parte del compagno con cui conviveva da 10 anni, ma la scorsa notte all'Aquila una giovane donna ha deciso di segnalare al 113 la situazione. I poliziotti giunti prontamente sul posto hanno soccorso la vittima, che ha riferito di essere stata picchiata dal compagno, ed hanno arrestato uno straniero di 42 anni. Da quanto emerso, solo l'intervento della polizia avrebbe evitato conseguenze più gravi. L'uomo è stato fermato per il reato di maltrattamenti in famiglia e posto a disposizione del sostituto procuratore dottoressa Roberta Davoglio. All'esito della convalida della misura, il giudice dottoressa Gwendalina Buccella ha disposto nei confronti dell'uomo la misura degli arresti domiciliari presso un'altra abitazione, con divieto di avere qualsiasi tipo di contatto con la compagna e i figli. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Costruito un anno fa dalla provincia di Chieti per farne servizi pubblici lungo la Via Verde, il manufatto in cemento non è mai stato terminato. La struttura, che è situata in posto di particolare pregio paesaggistico, è stata criticata da molti, in primis dall'amministrazione comunale di Fossacesia. Ora si è espressa anche la soprintendenza, secondo cui il rudere va abbattuto. Giuseppe Dintino. Una piccola, brutta casupola in riva al mare. Si trova a Fossacesia, lungo la Via Verde, edificata un anno fa dalla provincia di Chieti per farne un bagno a disposizione di quanti percorrono uno dei tracciati ciclopedonali più suggestivi d'Italia. Il manufatto in cemento non è mai stato terminato, non ci sono gli allacci alle fogne ed è rimasto lì a riparare qualche bagnante dal cocente sole d'agosto. Quella struttura non si sarebbe mai dovuta costruire, dice il sindaco di Fossacesia, di Giuseppe Antonio, secondo cui sarebbe stato meglio ristrutturare i bagni della dismessa stazione ferroviaria che si trova proprio lì di fronte. Gliel'ho detto prima che iniziassero i lavori, per evitare di sperperare soldi pubblici. Non sono stato ascoltato, addirittura qualcuno ha detto che avrei dato il parere. Questa è la mistificazione poi a volte della verità. Ora si è espressa anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che in una lettera ha chiesto al presidente della provincia la rimozione del manufatto. La toilette con vista sui trabocchi infatti impatta sul paesaggio costiero, e questo a prescindere dalla finitura dell'opera, scrive la soprintendenza, perché impatta per la posizione che occupa in un tratto che consentiva la libera fruizione della visuale del mare. Speriamo la abbattino presto, ha dichiarato al TG6 il primo cittadino, che anzi rilancia con il progetto di un parcheggio sotterraneo. Mi auguro che la provincia accolga la proposta dell'amministrazione comunale di fare come è successo a Riccione. Io chiedo alla provincia stessa di guardare Riccione. Togliamo le macchine nell'area anche attigua alla pista ciclabile. Cerchiamo di fare un parcheggio sotterraneo nel rispetto assoluto delle norme tecniche, paesaggistiche e ambientali, e cerchiamo di fare un'oasi importante che dà risalto e dà valore ulteriore alla pista ciclabile. Incredulità è il sentimento dei cittadini di Monte Silvano dopo il danneggiamento, tendone rotto, rifiuti, bottiglie e lattine lasciati sulla battigia, avvenuto 2 notti fa ad opera di ignoti nella spiaggia accessibile mare senza barriere di Monte Silvano. È vergognoso, ha dichiarato il sindaco di Monte Silvano Ottavio De Martinis, che in un luogo così simbolico e di grande significato quale la nostra spiaggia accessibile, lodata a livello nazionale, qualcuno abbia deciso di bivaccare la notte arrecando danni seppur molto limitati. Sono sdegnato per quello che è successo. La spiaggia fu visitata lo scorso 4 agosto anche dal ministro per le disabilità Erika Stefani nel corso della sua visita in Abruzzo. Lo stesso ministro ha espresso il suo dispiacere per l'atto vandalico, definendolo un gesto vile. Sono molto dispiaciuta per gli atti vandalici compiuti nella notte scorsa ai danni del litorale di Monte Silvano sulla spiaggia accessibile di via Petrarca. Una realtà speciale e di eccellenza che è un esempio e di nuova visione per il turismo aperto a tutti. L'ignoranza e le barbarie non riusciranno a spezzare via la forza e la bellezza delle buone idee. Noi andiamo avanti. Problemi non solo per le utenze domestiche ma anche per gli agricoltori a causa della siccità. Per questo CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori Chieti Pescara, ha chiesto sia a Regione Abruzzo che al Consorzio di Bonifica Centro di intervenire al più presto anche con una riduzione del canone consortile. Vediamo.
L'emergenza idrica che ormai da troppi anni colpisce l'area vestina e che continua a creare notevoli danni al settore agricolo è stato il tema centrale dell'incontro che si è svolto presso il comune di Pianella tra la CIA, agricoltori italiani Chieti Pescara e i sindaci dell'area. A causare questa problematica vi sono anche i cambiamenti climatici. Infatti sono sempre di più i periodi dove si riscontra maggiore siccità che si alternano a fenomeni atmosferici in cui le precipitazioni assumono forme di vere e proprie bombe d'acqua. Di queste precipitazioni così abbondanti si riesce però a contenere a livello nazionale solo l'11%, senza riuscire a garantire l'approvvigionamento idrico come accaduto per il lago di Penne, né per quanto riguarda l'uso potabile né per quello irriguo. A sollecitare la presa di coscienza della reale situazione è stato il padrone di casa Sandro Marinelli, che ha individuato nella gestione commissariale in cui versa da quasi un decennio il consorzio di bonifica Centro la problematica maggiore. Per questo verrà presentato alla Regione Abruzzo un documento condiviso con gli amministratori presenti per chiedere anche una riduzione del canone consortile per gli agricoltori che hanno visto il raccolto compromesso. Per cui è necessario che con urgenza si ritorni alla fisiologia della gestione dei consorzi, portando avanti quella riforma che il Consiglio regionale ha votato ad ampia maggioranza, ma adesso è il momento di agire, non si può più aspettare, non si può chiedere ai coltivatori di queste aree che sono state pesantemente colpite e che subiranno danni economici pesantissimi di continuare a pagare per un servizio che non hanno ricevuto nel momento in cui ne avevano più bisogno. Dunque, con l'imminente ritorno alle elezioni nei consorzi di bonifica, si prospetta una opportunità unica di confronto per condividere strategie di ampio respiro da cui possano emergere le prospettive, con particolare riferimento alle opere in atto e a quelle in corso di progettazione, comprese quelle che auspicabilmente potranno trovare spazio nel PNRR. Individuare linee che portino l'acqua dalle zone dove ce n'è maggiore disponibilità a quelle come per esempio dell'area vestina, dove notoriamente non si riesce ad andare troppo in là nel tempo con la disponibilità, e soprattutto vogliamo anche sottoporre l'opportunità di ridurre i canoni per chi, come in questo periodo, è stato costretto ad abbandonare da un momento all'altro la possibilità di irrigare con tutto quello che ne consegue. Si è conclusa con un nulla di fatto la seconda riunione tra direzione, le segreterie provinciali e RSA, volta ad evitare il conflitto. Ora si va dritti allo sciopero, sono in pericolo 705 posti di lavoro e anche il futuro dello stabilimento Stellantis di Sevel in Abruzzo. E quanto afferma il segretario generale della FIM CISL Ferdinando Uliano, annunciando la decisione di far sciopero che sarà formalizzata nei dettagli nei prossimi giorni. Quella di oggi è la prima dichiarazione di sciopero che le organizzazioni sindacali fanno nel nostro paese contro il nuovo gruppo Stellantis. È per noi inaccettabile il silenzio sugli oltre 705 somministrati, ha dichiarato il sindacalista, che getta ombre rispetto al futuro dello stabilimento. Ora il tempo è scaduto, nella prossima settimana la RSA deciderà le modalità di effettuazione dello sciopero. Il nostro obiettivo è definire un percorso per trasformare indipendenti i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato, avere garanzie sulle proroghe di quelli a tempo determinato e la costruzione di un diritto di precedenza per futuri ingressi ai 133 somministrati che nei mesi scorsi non sono stati confermati. Queste le condizioni che poi garantiscono anche le future prospettive dello stabilimento. La sua capacità produttiva anche rispetto alla competizione con lo stabilimento polacco. Le garanzie e le certezze, ha concluso Uliano, dovranno avere un seguito anche nei tavoli nazionali, a partire da quello con il Ministero dello Sviluppo Economico. Valorizzare le peculiarità del Parco Sirente Velino e guardare ad obiettivi più generali quali la salvaguardia della biodiversità e del clima. Si è parlato di ciò nella visita avvenuta nei giorni scorsi del vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo a Cerchio. Vediamo. Comincia un percorso di confronto con le amministrazioni locali, con la realtà anche dell'ente parco del Velino Sirente, un parco regionale molto importante all'interno della regione Abruzzo, una volontà quindi da parte sia della politica europea, che io oggi umilmente rappresento, ma anche di quella locale, di mettere insieme le forze, unire le sensibilità, costruire delle progettualità che possano essere in grado di centrare quegli obiettivi fondamentali che abbiamo voluto lanciare sin
sin da quell'inizio di questa commissione, ma anche di farlo con la piena conoscenza che questa valorizzazione sarà poi un tassello imprescindibile per raggiungere degli obiettivi ancora più larghi e ancora più ampi di sostenibilità che vorrebbero porre l'Europa a essere il primo continente che avrà una neutralità climatica, quindi un impatto zero sul clima da qui ai prossimi 30 anni, ma soprattutto anche un continente quindi che sappia essere guida ed esempio per gli altri, per un cambiamento che, come ci dimostrano anche i gravissimi fatti di questi ultimi mesi, penso anche alle inondazioni che abbiamo visto in Germania, in Francia. Bisogna mettere in rete le capacità amministrative per poter ridare dignità alle zone interne, alle aree parco dei piccoli paesi come i nostri, per fare progetti che vedano diciamo, il coinvolgimento dell'Europa, ecco, quella piccola attenzione necessaria per dare valore ai cittadini di queste bellissime zone che sono le nostre. Parco regionale Sirente-Velino potrebbe avere l'ambizione di diventare parco nazionale per quanto riguarda l'Abruzzo? Abbiamo l'ambizione di sviluppare progetti che coinvolgano operatori turistici, giovani, guide, movimenti ambientali. Abbiamo l'ambizione di fare tutto il possibile, magari con un'attenzione maggiore dell'Europa. Ecco qui la presenza del Vicepresidente del Parlamento europeo, ecco qui la presenza delle istituzioni europee, perché oggi è un'istituzione europea, viene a un piccolo comune del parco, che è il comune di Cerchio, di cui io mi onoro di fare il sindaco, e noi come istituzione non solo l'accogliamo, ma lo impegneremo da oggi a fare qualcosa per il territorio nostro. Tanti sono stati gli eventi culturali e musicali dell'estate pescarese. È soddisfatto l'assessore Alfredo Cremonese, che ha parlato di un settembre ancora con un cartellone molto ricco. Vediamo. Assessore, un grande successo per il WeLab Fest di Pescara, ma anche per gli altri eventi che si stanno tenendo in città in questa lunga estate. Assolutamente sì, Pescara si è dimostrata, l'amministrazione comunale si è dimostrata capace di scegliere eventi di altissima qualità, così come avevamo promesso in campagna elettorale. Abbiamo creato dei format che sono destinati a durare nel tempo e sono soprattutto destinati a vendere il format Pescara per far portare sempre più turisti e persone fuori regione nel nostro territorio, soprattutto anche alla luce del fatto che siamo stati dopo due anni capaci di prendere la bandiera blu. Abbiamo creato un format, il We Love Fest, che è un format innovativo perché al suo interno contiene eventi caratura nazionale e internazionale con grandissimi ospiti, però abbiamo anche attenzionato le realtà locali. È la prima volta che ciò accade perché da un lato dobbiamo sicuramente dare merito a chi già si è realizzato in una determinata professione, dall'altro dobbiamo cercare di spingere le nostre eccellenze ad andare diciamo, incontro a successi nazionali ed internazionali. Allargando il discorso, assessore, siamo negli ultimi giorni di agosto, poi ci sarà il mese di settembre, ci saranno anche altri eventi che comunque avete messo in calendario? Assolutamente sì, noi siamo partiti dai primi di agosto e abbiamo già avuto la rappresentante di lista da Sanremo, i The Colors, ieri sera Amy Stewart, questa sera Clementino, domani sera Enula da Amici, ma non finisce qui l'estate pescarese perché partirà il Festival della Rivoluzione in onore del nostro più famoso concittadino Gabriele D'Annunzio. E vedremo altri grandissimi eventi tra i quali De Gregori, Battiato, Alice Cantabattiato, Edoardo Bennato, Morgan, insomma un'estate davvero importante da un punto di vista di eventi. Voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale per la fiducia che ci è stata accordata, la Regione Abruzzo nella figura del Presidente Sospiri che si è adoperato per il Festival della Rivoluzione in maniera particolare, e voglio ringraziare anche l'ente manifestazioni che ha fatto squadra con noi e che è riuscita a creare anche un festival che fa da anello tra il We Love Fest e il Festival della Rivoluzione, e tra pochi giorni avremo a Pescara Ariete, Dardast e Levante, altri tre artisti di caratura nazionale davvero davvero interessanti. Volge al termine la prima edizione del Pescara Liberty Festival, la serata conclusiva oggi all'Aurum è affidata al soprano Katia Ricciarelli, vediamo. Termina questa sera la prima edizione del Pescara Liberty Festival, che prende il nome dalla corrente artistica che ha caratterizzato il capoluogo adriatico. Seppur a seguito della Seconda Guerra Mondiale, molte opere siano andate distrutte. È stata una settimana di concerti, dal 23 al 28 agosto, che si sarebbero dovuti tenere nella Pineta d'Annunziana, ma a seguito del violento incendio di inizio agosto si è deciso di spostare il tutto all'Ex Aurum. Ospite d'onore è stata il celebre soprano Katia Ricciarelli.
questa volta nelle vesti di regista e voce narrante, che in tre serate, tra cui quella conclusiva di stasera, ha portato in scena l'opera in racconto La Bohème. Nonostante un po' tutto, nonostante la pandemia, nonostante l'incendio, nonostante la pioggia che per forza doveva esserci, però andiamo lo stesso con questi quattro giovani straordinari e li sentirete, è una selezione delle musiche, diciamo, delle pagine più belle della Bohème e quindi sono giovani tutti, sentirete quattro veramente fuori classe, quindi ringrazio tutti, ringrazio il maestro Rendine, ringrazio il sindaco e il pubblico che ha avuto tanta pazienza anche lui, ma l'abbiamo avuto anche noi. Vogliateci bene. Torna a brillare il manto erboso dello Stadio Adriatico dopo i lavori fatti negli ultimi 10 giorni all'indomani della gara di Coppa Italia con l'Olbia. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale. Vediamo. Assessore, un manto erboso dello Stadio Adriatico tutto nuovo a poche ore dalla gara di campionato, dalla prima gara di campionato con l'Ancona. Assolutamente sì, oggi siamo qui all'interno dello Stadio Adriatico per fare appunto chiarezza sulle polemiche che ci sono state la settimana scorsa. Noi siamo qui insieme al tecnico agronomo che ci darà le dovute delucidazioni, ma vogliamo assicurare tutti che il manto erboso è ottimale, ma non sono io a dirlo l'amministrazione comunale, ma soprattutto le squadre che hanno giocato all'interno del campo e naturalmente i tecnici, quindi possiamo stare tutti tranquilli e naturalmente il manto sarà a disposizione per gli atleti che prossimamente usufruiranno del nostro campo da gioco. Paghiamo un ritardo di vegetazione dell'essenza che costituisce in estate il campo, che è una gramigna. È in ritardo perché abbiamo avuto una primavera non troppo calda e quindi la gramigna si è messa tardi in vegetazione e ha messo un po' di tempo per chiudere. Quello che lei vede adesso è dovuto sicuramente a degli interventi che abbiamo eseguito in più per cercare di migliorare e mitigare un po' le negatività estetiche, ma molto l'ha fatto lei stessa, quindi aiutandola con il concime, con una corretta gestione dell'impianto irriguo. Quello che lei oggi vede è... C'è del lavoro sicuramente extra da parte nostra, ma molto è dovuto all'essenza che poi costituisce il campo vero e proprio. Quindi siamo un po' in ritardo, tutto lì. La prima di campionato avrà un campo buono, la seconda avrà un campo ottimo. Purtroppo quest'anno c'è stata una stagione caldissima, senza piogge, e questo ha influito sul fatto che l'erba ha ritardato di una settimana la crescita, però tutto è bene quel che finisce bene, il campo per la prima di campionato avrà condizioni buone e questa era la garanzia che io volevo dare ai pescaresi e sono venuto a vederlo di persona. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport, vigilia di campionato per il Pescara, che questa sera all'Adriatico Cornacchia inizia l'avventura in campionato contro l'Ancona Matelica di Colavitto. Auteri conferma il buon momento di condizione dei biancazzurri e presenta così il torneo che sta per cominciare e che vede il Delfino come una delle squadre favorite al successo finale. Vediamo. Guardi, le prime di campionato hanno sempre un sapore un po' particolare. Comincia un torneo, in questo torneo ci saranno delle partite che faranno classifica, i punti che si perdono non tornano più, per cui mi viene da ridere o da sorridere a pensare solo che qualcuno possa pensare cosa. La forza di una squadra si manifesta in campo e non attraverso le teorie oppure quello che magari gli addetti ai lavori dicono, si manifesta in campo, per quello che mi riguarda si accetta il confronto con le altre. Affrontiamo una squadra che è già rodata, che viene da una stagione l'anno scorso importante, che hanno mantenuto lo stesso impianto. Questo non significa che avranno vantaggi su di noi, perché come ho detto prima noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo bene, ho grande fiducia in questo gruppo. Poi domani cominceremo a giocare partite importanti, partite che faranno classifica, ho detto prima i punti che lasci non torneranno più,
abbiamo voglia, motivazione, determinazione, e sappiamo che in questo momento Pescara è anche un ambiente un po' così, tra virgolette, un po' particolare, perché c'è un po' di delusione, ma noi non dobbiamo fare caso a nulla e dobbiamo far rinnamorare i nostri tifosi, che sono sicuro quelli veri, passionali, non vedono l'ora, e noi abbiamo questo dovere. Se noi riusciamo a fare questo, guardate che di conseguenza faremo tutto il resto, vinceremo le partite e faremo anche un buon calcio. Stanno tutti bene, anche Giambò, che prima della partita di Coppa Italia stava seguendo un percorso di lavoro personalizzato, ha recuperato in pieno, quindi stanno tutti bene. Galano è a disposizione, abbiamo parlato dopo un periodo in cui insomma lui aveva altri desideri, adesso è pienamente con noi. E quindi è un giocatore che, anche se ha svolto una parte di lavoro insomma in alcuni momenti a parte, è un giocatore che dal punto di vista fisico sta discretamente bene, ma soprattutto è importante che stia con noi. Inizio stagione non vale solo per noi, vale per tutti, squadre che stanno al massimo non ce n'è, ma noi stiamo bene, se per rispondere a questa domanda, stiamo bene. Stabilire percentuali non è semplice, ma stiamo bene, che è un concetto molto ampio, e stiamo ancora meglio rispetto alla gara con l'Olbia, che è stata la prima di Coppa Italia. Questo è anche abbastanza normale. Io sono contento di come abbiamo lavorato, siamo pronti e stiamo bene. Abbiamo cominciato con i tempi giusti, era un po' di anni che non mi accadeva di lavorare, abbiamo cominciato per tempo, sì, abbiamo avuto qualche dispersione durante questo periodo di lavoro, giocatori che sono arrivati un po' dopo, ma ormai questo col mercato praticamente sempre aperto è quasi la consuetudine. Questo ti sottrae qualcosa dal punto di vista del lavoro, però complessivamente secondo me siamo riusciti a formare un buon gruppo. Il mercato non è ancora chiuso, sappiamo che servirà integrare ancora qualcosina, ma nel frattempo domani abbiamo una partita importante dove dobbiamo fare una prestazione importante da squadra, come poi dovremo continuare a fare sempre. È chiaro che giochiamo in casa, derby, non derby, avversario, non avversario, si comincia a giocare, giocheremo per il 3 punti, giocheremo per vincere, ma sappiamo che per fare questo avremo bisogno di fare una prestazione di un certo tipo. E questa sera ci sarà anche il debutto in campionato per il Teramo, che alle 20:45 sarà di scena a Chiavari contro la Virtus Entella, formazione retrocessa dal campionato di Serie B. Nel servizio le parole dei due tecnici, Gennaro Volpe e Federico Guidi. Vediamo. Serviranno intensità, soprattutto serviranno ritmi di gioco superiori a quelli che abbiamo espresso nelle prime uscite. Dobbiamo costringere o provare a costringere l'Entella a fare una partita che non gli appartiene, e quindi dovremo cercare di far correre la palla veramente con grande qualità e con grande velocità. Se quei grandi calciatori di cui dispongono riusciamo a metterli sulla difensiva, molto probabilmente potrebbero emergere anche delle lacune. Qualche interprete potrà cambiare, però ripeto, sono valutazioni che ci lasciamo anche fino all'ultimo minuto disponibile, perché ci confronteremo anche continuando ad analizzare video sia di squadra che individuali dei nostri avversari, per poi scegliere le caratteristiche più idonee e soprattutto quali spazi voler attaccare per rendere imprevedibile la nostra manovra e soprattutto con quale caratteristiche tecnico-tatte volerla attaccare. Inizia il campionato, inizia un percorso tutto nuovo, un campionato difficile, lo sappiamo, e dove ci dovrà essere sempre massima attenzione, massima concentrazione, perché le partite sono tutte importantissime. E arriva al Comunale subito una squadra che questa categoria la conosce molto bene. Che esame sarà? Che Teramo ti aspetti? Ma mi aspetto quello che mi aspetto da tutte le squadre, che venderanno cara la pelle. Teramo è una buona squadra, buone qualità. Però è chiaro che giochiamo in casa, noi abbiamo una squadra con dei valori, questi valori dobbiamo dimostrarli sul campo, che è l'unica cosa che conta. Dobbiamo aspettarci un'Entella che deve migliorarsi in ogni allenamento, in ogni partita. È chiaro che sappiamo che dobbiamo migliorare, però è anche vero che è iniziato un progetto nuovo, e quando ci sono dei progetti nuovi bisogna avere pazienza e fiducia, perché i cambiamenti richiedono tempo.
Cambiamo disciplina, sono tanti i volti nuovi arrivati in casa Abba Pineto Volley grazie ad un mercato di spessore portato avanti dal direttore sportivo Massimo Forese, che al nostro microfono ci spiega le ambizioni della società per il prossimo campionato di A3. Vediamo. Tra poco il via alla nuova stagione per l'Abba Pineto Volley. Che stagione sarà e che formazione state allestendo? Sarà sicuramente una stagione impegnativa. Dopo l'ultima stagione, che comunque siamo usciti in semifinale playoff, l'obiettivo è quello di migliorare, e la società ha dato l'opportunità a noi dello staff di lavorare bene, cercare di allestire comunque una squadra competitiva che proverà a portare il nome di Pineto in giro per tutto il centro Italia. Abbiamo visto già tanti nuovi elementi arrivare, ecco, che tipo di formazione state allestendo? Quest'anno, a differenza della scorsa stagione che abbiamo puntato più su una squadra giovane, abbiamo deciso di mettere, diciamo, in rosa dei giocatori esperti, quindi comunque sì, abbiamo pescato anche da categorie superiori. Penso che la squadra è un giusto mix tra atleti esperti e giovani molto interessanti che sicuramente si metteranno in luce e faranno bene a Pineto. Come diceva anche il general manager, sicuramente sarà una stagione importante, sicuramente bisogna migliorarsi come lei stesso ha detto. Ecco, si punta comunque in un biennio a centrare l'obiettivo, quella della promozione. Esatto, sì. L'obiettivo di questa società, che sono anche gli organizzatori di questo evento, nonché presidenti e main sponsor, è quello di abbiamo deciso appunto un paio d'anni fa di provare a vincere il campionato e riportare il Pineto in A2 come 10-15 anni fa, insomma. Un obiettivo che si potrà raggiungere, come sì, lei pensa? Ci proveremo sicuramente già quest'anno, perché appunto abbiamo allestito una squadra molto competitiva. Da sabato 18 settembre a domenica 3 ottobre tornano i campionati regionali di tennis veterani 2021, organizzati dalla SD Circolo Tennis Silvi ed approvato dal Comitato Tecnico Regionale Federazione Italiana Tennis Abruzzo. Il torneo è aperto alle categorie over 35 per quanto riguarda il singolare e over 45 per il doppio, sia al maschile che al femminile. Le gare si disputeranno sui campi in terra rossa del Centro Sportivo Marina di Città Sant'Angelo. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 del 19 settembre. Il torneo anche quest'anno è dedicato alla figura di Sergio Mazzone, pioniere del tennis in Abruzzo e che negli anni ha cresciuto e instradato tantissimi ragazzi che si sono avvicinati a questa disciplina. E prima di chiudere, una comunicazione di servizio: l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici ad oggi siti gratuiti relativi alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre. A tal fine informa altresì che presso la propria sede di Silvi, ubicata in via Nazionale Nord 26, numero telefonico 085 93 0020, persona da contattare Quintino Pallante, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. E prima di chiudere, io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 20 con l'Abruzzo del Pallone, in diretta dai nostri studi con Andrea Costantini e Jacopo Forcella, per raccontarvi le partite del Pescara e del Teramo. Il nostro telegiornale termina qui, i servizi sono a vostra disposizione sul canale social YouTube. Grazie per averci scelto.